Siamo con Enrico Bettinelli, allenatore del Macomere, che ha rifilato un'autentica manita alla capolista Cagliari, 5-1, risultato che parla più di qualsiasi commento. Beh, sicuramente abbiamo concretizzato molto oggi a differenza delle altre partite, però abbiamo anche creato molto, perché al di là dei 5 reti abbiamo avuto anche nel primo tempo altre 4-5 palle gol nitide. Probabilmente l'1-1 è arrivato sull'infortunio del portiere, questo può darsi che ci ha un po' agevolato, ci ha dato un po' morale, però comunque noi abbiamo giocato tutta la partita cercando di creare azioni da gol, le abbiamo avute, le abbiamo trasformate, in alcune circostanze è stato bravo il portiere avversario, però devo dire solo bravi ragazzi, perché finalmente siamo riusciti a fare una partita completa dall'inizio alla fine. Le altre partite avevamo un po' giocata a corrente alternata, non siamo stati neanche molto fortunati, le altre partite probabilmente oggi ci è ritornato indietro tutto quello che ti era mancato, diciamo, nelle altre partite. Ecco, da sottolineare tra l'altro che sono andati in gol diversi giocatori, tra cui Paolo Arca, che alla fine l'ha cercato il gol, l'ha trovato insieme a Antonio Arbacco, ricordiamo, ha giocato in precarie condizioni ma è riuscito a essere decisivo anche oggi. Sì, Antonio purtroppo è dalla prima giornata, siamo andati a Rani, che ha problemi fisici, quindi è un po' sotto, diciamo, sotto lo standard abituale, però comunque si sacrifica sempre per la squadra, dà il massimo e si è visto anche oggi, finché non aveva segnato comunque ha creato spazi, e poi sono contento appunto che siamo riusciti ad andare a segnare con Paolo, con Antonio, hanno segnato anche gli altri, questo fa bene alla squadra e significa che proprio siamo una squadra che giochiamo tutti insieme, questo mi fa molto piacere. Ecco, una squadra possiamo dire con i veterani che abbiamo citato, ma anche con tanti giovani che tu hai allevato con la Juniores e che hai proposto in questa squadra, dei ragazzi che sicuramente possono mettersi in luce in questo campionato di prima categoria. Sì, sicuramente l'intelaiatura è buona, perché diciamo che li conosco quasi tutti per averli avuti in questi 3 anni con la Juniores, più qualcuno come Antonio o Manuel che comunque conosco già, poi qualche ragazzo che è rientrato tipo Mirko Manca, Paolo, e poi c'è Giampaolo Doro che è l'unico, diciamo, ragazzo che abbiamo preso da fuori, che comunque si è inserito benissimo nella squadra, diciamo è un mix tra giovani e meno giovani. Però sono contento proprio perché siamo in 28, quindi è un po' difficile all'inizio lasciare fuori qualcuno, a me dispiace, sto cercando di alternare un po' tutti, ma sono contento perché quando vengono chiamati a giocare danno tutti il loro contributo, anche alla fine ho fatto entrare Simone Sagoni, un ragazzo che sta venendo da lei, che si è aspettato il suo turno in silenzio, con pazienza, quando è entrato, certo. Si è fatto trovare pronto, così bisogna giocare così, al momento che servono dobbiamo farsi trovare pronti, perché tanto c'è spazio per tutti, il campionato è lungo, quindi se loro si fanno trovare pronti avranno soddisfazioni tutti quanti senza problemi. Ecco, il fatto che voi abbiate battuto 5-1 la prima in classifica conferma che ancora una volta sarà un girone equilibrato in cui non ci saranno squadre materasso, e in ogni partita ci possono essere insidie come nel vostro caso. Sì, ma infatti io l'ho detto, noi ci credevamo, perché noi al di là che comunque non stavamo giocando male, però è chiaro che quando poi le altre fanno punti e noi no, a noi ci serviva proprio la vittoria, e il fatto che loro fossero primi ci ha solo dato un po' di carica in più, poi sicuramente la differenza non si vede, soprattutto all'inizio, noi abbiamo fatto, questa è la quarta partita ma il livello è quello, diciamo che anche le altre partite non mi ha impressionato nessuno in particolare, forse un po' l'Arborea gioca più il pallone, però anche con loro noi ci siamo giocati fino alla fine senza problemi, è una questione proprio di crederci, io penso che noi ce la possiamo giocare con tutti tranquillamente, questo non vuol dire che siamo più forti o meno forti, ogni partita va giocata e noi possiamo giocarsi con tutti, se ci crediamo penso che come è successo l'anno scorso campionato juniore ci possiamo togliere delle soddisfazioni anche giocando bene. Ecco, quindi diciamo, questa è anche la promessa per i tifosi che oggi siamo venuti a seguirvi, complici anche l'assenza della Serie A, no? Sì, infatti mi fa piacere che sia venuta gente a vedersi, e mi fa piacere che abbiano visto i ragazzi giocare fino alla fine, anche il fatto di aver segnato il quinto gol a partita, diciamo, nel recupero, questo testimonia che noi ci crediamo fino alla fine e giochiamo fino all'ultimo minuto. Se questa sarà la mentalità, penso che la gente che viene a vederci sarà contenta, perché io ho detto che noi dobbiamo giocare fino all'ultimo, poi possiamo vincere, perdere, però dobbiamo uscire dal campo a testa alta e cercare di far divertire la gente che viene a vederci. Lo spirito deve essere questo, perché abbiamo cambiato molto, ci sono molti giovani e se loro vogliono crescono e ci togliamo delle soddisfazioni sicuramente. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Enrico Bettinelli, ovviamente complimenti per la cinquina riferita alla capolista Cagliari, e li facciamo ai giocatori e ovviamente a tutti i giocatori, e in bocca al lupo per le prossime partite del Macomere. Crepi, grazie.